Un cordiale saluto, una buona serata, benvenuti a questa nuova edizione del TG6 che si apre con la cronaca. Anziani tenuti in condizioni inumane, in alcuni casi vittime anche di furti. La Guardia di Finanza di Chieti ha chiuso le indagini sulle condotte poste in essere in una RSA di Lanciano. I dettagli nel servizio di Andrea Costantini. Maltrattamenti verso anziani tenuti in una RSA in condizioni disumane e vittime di furti. È uno scenario inquietante quello portato alla luce dal Comando Provinciale di Chieti della Guardia di Finanza, che nell'ambito di due diversi procedimenti ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a tre soggetti che devono rispondere di maltrattamenti e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e 22 parti offese. Tutto è partito da controlli delle Fiamme Gialle della Compagnia di Lanciano nella struttura, una RSA del posto nella quale era stata riscontrata la presenza di 5 lavoratori in nero, senza assunzione. Da lì in poi i militari hanno ricostruito una serie di episodi di sopraffazione nei confronti degli ospiti della residenza sanitaria posti in essere dall'appaltatore dell'azienda, un 45enne residente a Lanciano. Le Fiamme Gialle, col coordinamento del sostituto Miriana Greco, hanno raccolto materiale, video, foto, chat telefoniche, testimonianze degli addetti alla casa di cura, degli ospiti e parenti di alcuni di essi, con cui sono state ricostruite le condotte illecite poste a danno degli ospiti, condotte lesive della loro dignità e salute, tra cui armadi metallici posti intorno ai letti per impedirne la deambulazione, il distacco notturno dei campanelli salvavita, la mancata comunicazione alle competenti autorità sanitarie dell'insorgenza di un focolaio di scabbia, occorso inizio 2023, la sostituzione dei farmaci riempiendo i relativi flaconi con dell'acqua. Come se non bastasse, un degente ha subito ripetuti prelievi di denaro dal proprio conto corrente per un ammontare di oltre 7.000 euro da parte del gestore della RSA, il quale ha accumulato fondi mediante continue ricariche PostePay, poi utilizzate per l'acquisto di vari beni personali, operazioni ricostruite tramite della documentazione bancaria e commerciale progressivamente acquisita, confermata anche dagli stessi esercenti, ove risultava realizzata la compravendita effettuata in 4 casi da una delle dipendenti della residenza sanitaria, una donna di 52 anni di Lanciano, ed altro soggetto, un uomo di 63 anni di Paglieta, collegato da conoscenza pregressa al gestore. Una vicenda amara, così la definisce il comandante provinciale, il colonnello Michele Iadarola, nell'esprimere piena solidarietà agli anziani che, nella loro condizione di evidente fragilità, sono stati oltraggiati nell'animo e defraudati nelle sostanze. Cambiamo argomento. Oggi è un giorno particolare per i proprietari dei terreni e delle abitazioni che si trovano lungo l'asse Pescara-Roma. Ieri è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto boccia il ricorso del comitato Confer contro il raddoppio della linea ferroviaria Catia Napoleone. Sono arrivate queste lettere, a me personalmente e alla mia famiglia è arrivata una lettera venerdì scorso, il 12, in cui mi dice che il 30, quindi fra pochissimi giorni, mi verranno a prendere possesso del terreno, con un procedimento di urgenza che nemmeno se fosse un cataclisma avrebbero adottato. Tra l'altro offrendomi per un terreno edile poco più di 4 euro al metro quadrato. Questo in barba a quello che avevano detto e garantito RFI e tutte le istituzioni, ossia innanzitutto che avrebbero dato le giuste somme, anzi qualcuno disse a più 1 euro in più piuttosto che 1 euro in meno e soprattutto che avrebbero dato assistenza ai cittadini, si parlava che avrebbero aperto sportelli informativi, invece il mio legale ha mandato 2 o 3 PEC, non hanno risposto, telefonate, non ha risposto nessuno, quindi siamo completamente abbandonati da tutti. Queste sono le parole di un residente proprietario di un terreno che ha avuto la sfortuna di capitare lungo un tracciato, quello del raddoppio ferroviario Pescara-Roma. Le reazioni sono inevitabili dopo il via libera definitivo del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso di comitato e cittadini. Insomma, si è chiusa la partita per i primi 2 lotti, Interporto Manoppello e Manoppello Scafa. I giudici del Consiglio di Stato hanno definito improcedibile il ricorso presentato, evidenziandone sostanzialmente l'infondatezza. Il presidente Marsiglio, soddisfatto invece, ha parlato di un'opera strategica. Insomma, è tempo di procedere con i lavori. Un giudice cosa può dire? Il giudice si basa sulle carte. E cosa dice? Come fate a dire che l'opera impatta urbanisticamente quando le stesse amministrazioni hanno dato parere favorevole? Come fate a parlare di una variante quando in realtà Ferrovia ha valutato tutte le varianti? Beh, che i comuni hanno dato parere favorevole, hanno dato un parere politico, ma non rispettando il volere dei cittadini.
che ovviamente Ferrovie è uscito fuori dal dibattito pubblico parlando di variante, ma non l'ha mai elaborata, e a differenza di quello che dice il presidente Marsiglio, che ci ha detto che la variante è stata bocciata dalla Commissione Lavori Pubblici e dal VIA, non è vero. Ad oggi però nessuno ne parla, che le affermazioni fatte in passato non sono vere. Cioè, qual è la posizione che adesso assumerà il Comitato? Noi continueremo adesso ad andare avanti, stiamo analizzando già con gli avvocati come muoverci, stiamo valutando anche se ci sono i presupposti di un falso ideologico, perché ci hanno illusi durante il dibattito pubblico, ci hanno illusi parlando di variante plus, abbiamo risolto tutti i problemi, ma nessun politico, nessuno ha mai detto RFI dove sta la variante. Cambiamo ancora argomento, illustrato oggi a Pescara il rapporto spiagge di Legambiente, edizione 2024. Tante le criticità riguardanti, soprattutto l'erosione. Paolo Renzetti. Legambiente ha presentato il rapporto spiagge 2024 che dice che nelle aree costiere italiane crescono gli eventi meteo estremi, 816 quelli registrati dal 2010 a giugno 2024. Il mezzogiorno, l'area più colpita della penisola, in Abruzzo si sono registrati 14 eventi con un'erosione costiera che è arrivata al 21,7%. La fotografia è quella di spiagge e di coste sempre più fragili, sia a causa del cambiamento climatico e quindi degli eventi estremi che a questo sono ricollegati, il fenomeno dell'erosione e sempre di più anche per l'intervento dell'uomo. Anche in Abruzzo gli eventi estremi quindi sono aumentati nel corso degli anni, un più 14% rispetto all'anno scorso, e questo ci dice quindi che è sempre più urgente agire per portare anche sul nostro territorio la realizzazione del Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico. Quindi finanziare o predisporre un osservatorio che sia assolutamente operativo e che veda un coordinamento tra le istituzioni, gli enti di ricerca e le associazioni, e soprattutto intervenire finalmente a livello nazionale e quindi a livello locale, fermando definitivamente da un lato il consumo di suolo e dall'altro rivedendo quindi quello che è il criterio con cui progettiamo le opere di difesa delle nostre coste, superando quindi la politica delle opere rigide e puntando invece alla rinaturalizzazione, a tutti quegli interventi che in questo momento possono proteggere le coste dall'erosione, ma in futuro saranno fondamentali per intervenire sui fenomeni soprattutto di inondazione, considerando che nei prossimi anni è previsto che sulle nostre coste, sul bacino adriatico, l'innalzamento del livello dei mari possa arrivare addirittura a 16 centimetri. E questo per coste come le nostre, in cui ormai per la maggior parte del territorio si arriva quindi quasi a 300 metri dalla spiaggia con l'inurbazione, vuol dire in certo senso dover dislocare la città. Come ha spiegato il presidente di Legambiente Abruzzo Silvia Tauro, il nord ed il sud della nostra regione sono le zone dove si registrano le maggiori criticità, soprattutto per l'erosione marina. In questo momento sappiamo bene che la nostra costa e i fenomeni erosivi colpiscono soprattutto e in maniera ormai quasi irreversibile la costa nord, ma abbiamo visto anche i fenomeni che si sono riproposti quindi sulla fascia litoranea a sud, più risparmiata la fascia centrale, e per questo però in questo momento, per preservare ancora ciò che è preservabile, è fondamentale quindi attuare il piano di difesa delle coste. Ed il caldo estremo non dà tregua all'Abruzzo. Pescara, per la sesta giornata consecutiva, è una delle città italiane con il bollino rosso del Ministero della Salute. Anche per domani e venerdì nel capoluogo adriatico è previsto il livello 3, che indica condizioni di emergenza, ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui sottogruppi a rischio. Il centro funzionale d'Abruzzo, inoltre, della Protezione Civile, definisce medio, cioè livello arancione, il rischio incendi per la provincia dell'Aquila e basso nelle altre tre province. E a proposito di caldo, non dà tregua nemmeno la crisi idrica e bisogna risparmiare quel poco di acqua che arriva a destinazione. Tra le città più colpite dalla crisi idrica c'è Chieti, che soffre anche un'ingegneria particolarmente vetusta e l'orografia del territorio, ma il sindaco Diego Ferrara scende in campo con ordinanze autobotti.
L'acqua non c'è e come nel 2021 bisogna fare molta attenzione al consumo. Per questo i sindaci dei vari comuni abruzzesi insieme alle aziende consortili stanno correndo ai ripari. Domani a Pescara alle 10 nella sala giunta ci sarà anche Diego Ferrara perché mai come oggi la sinergia è importante. Intanto Chieti inizia la sua battaglia contro la siccità e il sindaco firma un'ordinanza. L'ordinanza prevede che l'acqua potabile non venga assolutamente utilizzata per scopi al di fuori di quello dell'alimentare, quindi per irrigare, innaffiare vasi e orti, lavare la macchina e fare pulizie. Tra l'altro a Chieti ci sono delle fontane naturali sparse intorno alla città dove l'acqua non potabile esce in continuazione, dove i cittadini possono ovviamente rifornirsi. Arriveranno le autobotti, i punti di smistamento indicati dall'amministrazione sono il parcheggio multipiano di via Papa Giovanni, via Miterno, Chieti Scalo e San Martino. Sulla disponibilità tocca attendere la conferma dell'ACA anche per evitare sprechi, insomma, oltre al danno la beffa. Diciamo, queste operazioni sono ad elevatissimo costo, chiaramente non per la città, per l'ACA, per cui loro devono essere certi o quantomeno abbastanza sicuri che quest'acqua venga utilizzata, capisce? Questo è il problema, cioè non solo l'acqua costa ma anche il trasporto costa perché le autobotti non sono dell'ACA ma di società esterne. È capitata che nella siccità, durante la siccità del 2021 l'autobotte che è arrivata al terminal, che facemmo arrivare al terminal, rimase inutilizzata con grande delusione, grande anche insomma rabbia, non solo dell'ACA ma anche dell'amministrazione comunale che cerca di a volte di fare tanto e viene criticata tanto e ottiene purtroppo dai cittadini poco. Ci spostiamo a Pescara e in attesa del primo consiglio comunale che si terrà venerdì, il sindaco Carlo Masci è pronto ad ufficializzare i nuovi assessori dopo le nomine di Martelli e Sulplizio. La priorità è anche quella del presidente del consiglio. Mancano poche ore al primo consiglio comunale di Pescara, si attendono gli altri nomi della giunta, ci sono novità dopo le conferme di Martelli e Sulplizio? Intanto diciamo che la giunta è operativa, ieri abbiamo approvato le prime delibere, oggi ne faremo altre, quindi siamo perfettamente in linea con le attività che dobbiamo svolgere. È chiaro che adesso nomineremo anche gli altri assessori, stiamo definendo la rosa, non è detto che la rosa sarà completata entro il consiglio, ma ci sono buone possibilità. D'altra parte, per scegliere la squadra migliore che venga fuori con la competenza necessaria, con il consenso ricevuto, perché qui parliamo di elezioni comunali e quindi vuol dire che quando i cittadini si esprimono e si esprimono dando preferenze ad alcune persone, queste persone in qualche modo devono avere un riconoscimento perché quel riconoscimento viene dal cittadino, viene dalle persone che hanno votato. Quindi stiamo componendo una giunta che sia rappresentativa di tutte queste esigenze e sarà pronta nei prossimi giorni. Andremo in consiglio sapendo che dobbiamo invece eleggere il presidente del consiglio che sia una persona autorevole e che riesca a tenere l'aula nella maniera migliore, quindi in queste ore si sta individuando la persona ideale, si sta ragionando con i partiti proprio perché quella persona dovrà per il tempo che questa consigliatura durerà mantenere un'aula che ci accompagnerà alla nuova Pescara. I rumors riferiscono, parlando di Forza Italia, che Pignoli dovrebbe essere uno degli assessori. Ma certamente Pignoli ha avuto un grande consenso, è una persona che ha un'esperienza notevole visto che è in consiglio comunale dal 2008, quindi veramente da tantissimo tempo, è una delle persone papabili perché se vogliamo rispettare il consenso ottenuto e anche quindi la voce dei cittadini è certamente una delle persone che può svolgere il ruolo di assessore, ma ce ne sono diverse che possono farlo, anzi questa volta ce ne sono molte di più rispetto a quelle che possono essere nominate, quindi c'è l'imbarazzo della scelta.
Circa 250 tra operatori e bambini a casa, almeno fino a venerdì, per l'ordinanza di chiusura per il troppo caldo dei nidi comunali di Teramo. I sindacati e il consigliere di opposizione Luca Corona sottolineano le mancanze del comune. Il servizio è di Ania Cantagalli. Monta la protesta a Teramo da parte di sindacati e forze politiche di opposizione dopo l'ordinanza firmata dalla vice sindaca Stefania Di Padova, che ha disposto la chiusura almeno fino a venerdì dei nidi comunali per il gran caldo. Faccio io una domanda a voi, ma questo caldo si poteva prevedere? Mi pare che tutti gli scienziati, e già la scorsa estate, avevano detto che ci dovevamo abituare alle estati caldi. Quindi noi, come sindacati, 14 dicembre 2023 protocolliamo una richiesta di incontro in prefettura in cui già diciamo al comune di Teramo che il microclima è preoccupante all'interno delle strutture e che questo può significare non solo un disservizio, ma problemi davvero gravi. Ci sono già 3 persone che si sono sentite male dentro i nidi nelle giornate di giovedì, venerdì e ieri. Non è bastato purtroppo, perché dal 14 dicembre in ogni incontro, e in ogni incontro sia formale che informale, abbiamo ricordato al comune di mettere a norma quelle che sono le strutture. Ce n'è un'altra che si aggiunge: da un mese sono arrivate le valutazioni. Bene, le valutazioni del personale educativo e ausiliario sono state valutate negativamente rispetto al scorso anno. A livello oggettivo ci sono stati dei disservizi oggettivi oppure delle mancanze gravi, chi non è andato a lavorare, un bambino si è fatto male, i genitori si sono lamentati. Nessuna di queste condizioni c'è stata, quindi che cosa dobbiamo presupporre? Che siccome abbiamo alzato la voce, allora c'è un atto vendicativo nei confronti del personale ausiliario educativo? No, punto di domanda, io lo chiedo. Con stupore, o meglio con imbarazzo, perché mi sento imbarazzato come cittadino di Teramo, ho visto portare un numero considerevole di pinguini. Nella struttura di Gammarana parliamo di 7-8 pinguini e la prima cosa che mi sono chiesto: ma gli impianti elettrici reggeranno? E infatti subito si è notato questo problema. Hanno fatto un intervento sull'impianto elettrico, quindi con soldi pubblici, ma anche questo non ha risolto, perché i pinguini, come ben sappiamo, sono condizionatori portatili, hanno un'efficacia per una metratura ridotta 30-40 metri, in strutture di oltre 300 metri quadri ce ne vorrebbero 12. Siamo arrivati che la mattina all'apertura si avevano 33 gradi all'interno della struttura, per arrivare alle 11 con tutti i pinguini utilizzabili in uso a 36 gradi. A quel punto ci siamo iniziati a preoccupare per la salute dei bambini soprattutto, ma anche delle lavoratrici. E siamo arrivati a fare un esposto alla ALS e all'Ispettorato del Lavoro. Hanno visto che l'unica soluzione era quella che, per la tutela della salute dei bambini e delle lavoratrici, di chiudere. Dietro l'ordinanza ci sono problematiche serie di famiglie che non sanno dove portare i figli perché entrambi lavorano, ma la cosa più preoccupante è che questi genitori poi non tutti si possono permettere le babysitter, quindi mi aspettavo dopo, a seguito di questa chiusura, anche dei sostentamenti verso queste famiglie attraverso dei voucher, attraverso dei bonus per compensare questa problematica che è sorta. L'Avis ha presentato la campagna di raccolta sangue a Pescara per il periodo estivo. Tante le iniziative in programma. È importante donare sangue, soprattutto nel periodo estivo, Presidente, quando si registra una flessione anche fisiologica delle donazioni, è così? Agosto solitamente è un periodo un po' critico per il sistema sangue regionale, per la donazione di sangue, perché è un periodo in cui vi è solitamente una maggiore fabbisogno di sangue e però al tempo stesso i donatori tendono magari a donare un pochettino di meno in ragione, che so, del caldo, ecco, diciamo di questi tempi lo stiamo vedendo, insomma ne sappiamo qualcosa. Per questo motivo noi intendiamo presentare la nostra campagna estiva con tutta una serie di iniziative e di eventi che descriveremo nel corso di questo incontro, ma soprattutto vogliamo cogliere l'occasione, come facciamo sempre, per sensibilizzare i nostri donatori. È un po', diciamo, una chiamata a raccolta per i nostri donatori, nell'auspicio che in questo mese di agosto non si registrino problemi e il nostro sistema sangue non vada in affanno, non vada in difficoltà. Chi vuole donare sangue cosa deve fare?
può tranquillamente venire da noi presso la nostra sede, che si trova in piazza Salvo d'Acquisto 1921, diciamo zona stadio. Noi siamo aperti il lunedì, facciamo diciamo la lunga dalle 7:30 fino alle 3:30 del pomeriggio, e poi dal martedì al venerdì facciamo mattina e pomeriggio, e il sabato appunto mattina dalle 7:30 alle 12:30. Chi può donare? Ma possono donare tutti coloro i quali siano idonei, fino ai 65 anni, insomma dai 18 ai 65 anni tutti possono donare. Abbiamo già un 2300 donatori e passa, però chiaramente ci fa sempre piacere tutte le volte che possiamo ampliare la nostra platea di soci e di volontari. Tre giorni di sport e divertimento. Nel prossimo weekend a Montesilvano torna in scena il basket 3x3, tappa del circuito nazionale e Memorial. Marco Zitella. Dopo la Coppa Italia 2024 di beach volley, prosegue il connubio tra Montesilvano e lo sport d'élite. Al Teatro del Mare, dal 19 al 21 luglio, torna infatti l'appuntamento con lo street basket 3x3. Memorial. Marco Zitella, ragazzo appassionato di sport e della palla a spicchi, nello specifico scomparso 13 anni fa. Era un ragazzo fantastico, non lo dico per retorica, partecipava e anche tutta la famiglia e niente, eravamo legatissimi. Per cui è stato un brutto colpo. Da quella stagione in poi ogni anno abbiamo organizzato qualcosa ed era una cosa diciamo tra di noi. Poi a un certo punto ha fatto uno scatto di livello in alto e questa cosa è diventata un 3 contro 3 street basket nazionale, sempre più importante, sempre più partecipata, sempre più evento. E sempre più evento perché musica, mangiare, e poi tante associazioni sempre del territorio che partecipano insieme a noi per far riuscire bene questo evento. Il circuito dedicato all'attività 3x3 Open maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, permetterà a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking FIBA e di qualificarsi per le finals che assegneranno il titolo di campioni d'Italia 3x3. Noi spingiamo sempre perché il basket e il 3 contro 3 in particolare è alla portata di tutti e quindi ci aiuta a promuoverlo, questo sicuramente. Dopo il beach volley, ecco lo street basket, dove vuole arrivare lo sport montesilvanese in generale? A noi stiamo investendo tanto sul marketing sportivo. Cerchiamo di utilizzare gli eventi sportivi anche attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi di Montesilvano come veicolo per destagionalizzare l'offerta turistica e far accreditare ulteriormente Montesilvano come location capace di organizzare eventi complessi, come abbiamo dimostrato in questi anni con il beach volley, con lo street basket, ma anche con tanti altri campionati italiani federali che abbiamo organizzato, fino anche ai campionati europei. Ricordo il campionato europeo di pallavolo under 20, quello di pugilato, ci saranno i mondiali di scacchi a ottobre e tanti altri appuntamenti importantissimi. Montesilvano è una città che può solo crescere, ha tanto da offrire, ha capacità strutturali, amministrative e organizzative e ricettive per poter puntare ancora più in alto. Servizio questo che ci introduce alla nostra pagina di sport, che apriamo col calcio di Serie C. Le due squadre abruzzesi hanno iniziato a sudare da lunedì, ma se l'organico del Pescara è un cantiere aperto, più stabile è la situazione a Pineto dopo gli ultimi due innesti ufficializzati. Il cambio in corso d'opera alla direzione sportiva da Delli Carri a Foggia, proprio in concomitanza con l'inizio del ritiro di Palena, ha rallentato le operazioni di calciomercato del Pescara, soprattutto quelle in entrata. Non il massimo per Silvio Baldini, che peraltro sta già perdendo qualche pezzo e che attende l'arrivo dei nuovi per portare avanti il proprio lavoro. Se Cuppone e Di Pasquale non facevano parte della lista dei convocati, ieri ha lasciato il gruppo biancazzurro il terzino destro Roberto Pierno, che è andato al Campobasso in prestito con obbligo di riscatto, chiudendo la sua esperienza pescarese dopo una sola stagione con 25 presenze all'attivo e una rete segnata. Proseguono poi le trattative per Merola e Squizzato, il cannoniere biancazzurro dell'ultimo anno è seguito dal Catania del DS Faggiano, che però deve vincere la concorrenza della Serie B che alletta l'attaccante campano. Gli etnei sono pronti a mettere sul piatto soldi, la metà andrà nelle casse dell'Empoli, ed eventuali contropartite tecniche, e poi dovranno formulare una proposta di ingaggio notevole al calciatore. Squizzato è
nel mirino dei danesi dell'Arus. Sul fronte delle entrate saranno ratificate nelle prossime ore le trattative con Accursio Bentivegna, Giovanni Foresta e Andrea Accardi. Davide Zappella dell'Entella resta tra i preferiti per il ruolo di terzino destro, per lui sarebbe un ritorno. Il nome nuovo per l'attacco è il trentenne Riccardo Improta, ora svincolato per anni con Foggia al Benevento. Più lineare la situazione in casa Pineto, la squadra da lunedì lavora allo stadio Mastrangelo di Montesifano agli ordini di Mirko Cudini e fa base all'Ecotel di Città Sant'Angelo. Appena ieri sono stati definiti altri due innesti, Gianfranco Giulio Dori e Alessandro Marrancone. Giulio Dori, italo-argentino classe 2004, laterale destro di difesa, è reduce da una stagione da 19 presenze in D con l'Aquila. Marrancone, classe 2005, esterno d'attacco da 37 presenze e 3 reti lo scorso anno a Notaresco. Entrambi hanno sottoscritto un contratto biennale e sono giovani che rappresenteranno alternative valide, il primo a Borsoi e Baggi, il secondo a Bruzzaniti, che nel tridente occuperà il lato sinistro. Lo stesso Bruzzaniti, proveniente dal Crotone in prestito con diritto di riscatto, aveva firmato domenica il contratto col club pinetese, che lo aveva annunciato poi lunedì. Innesti che si sommano ai primi tre fatti prima del ritiro, gli attaccanti Fabrizi e Del Sole e il portiere Marone. Da questo momento probabile che altri ingressi ci possano essere in caso di precedenti uscite. Cudini testerà i suoi nel primo allenamento congiunto, previsto per martedì prossimo al Mastrangelo contro la Folgore Delfino Curi Pescara, squadra del campionato di eccellenza. E in Serie D sono 3 su 5 le abruzzesi certe di partecipare al prossimo campionato di quarta serie. Nella giornata di ieri infatti la Covisod ha dato parere positivo alle domande inoltrate dall'Aquila, Notaresco e Teramo, bocciate invece quelle di Chieti ed Avezzano. Entrambe le compagini avranno di tempo fino alle ore 14 di lunedì 22 luglio per integrare la documentazione mancante. Al momento la situazione meno complicata sembra essere quella dell'Avezzano, dove mancano alcune liberatorie. Ci sono da sistemare alcune piccole pendenze rimaste arretrate con alcuni giocatori e l'entourage marsicano sembra fiducioso. Situazione complicata invece a Chieti, dove la permanenza in quarta serie continua ad essere appesa ad un filo sottilissimo. Oltre alle liberatorie dei calciatori con i contratti più onerosi, qui non c'è traccia nemmeno dei versamenti alla federazione. Nei giorni scorsi il patrone Ettore Serra aveva garantito l'iscrizione regolare al campionato, ma ora la situazione è precipitata. Offerte più di una per l'acquisizione delle quote sono pervenute all'imprenditore torinese, ma sono state declinate. Con la bocciatura dell'Olbia dunque salgono a 5 le società escluse dalla LND, aumentando così le speranze di ripescaggio del Giulianova. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. I servizi che avete visto sono disponibili sui nostri social e al sito www.tv6.it. Grazie per la cortese attenzione e buona serata a tutti.